ringrazio tutto lo staff. Bene, per mezzanotte ce la faremo. Allora, io devo ringraziare De Tassis, Brentari, Tonini, al quale auguro buona guarigione, che è qui con noi, Daniele Mauro, Francesca e tutti i ragazzi del Bordo Campo. A parlare così mi sembra di essere Lucchetta quando, durante la radiocronaca, ma va bene uguale. E adesso vi potete scatenare sul serio la meravigliosa, unica, ripetibile Cura Gislimberti. Ecco, The Voice of Palatrento. Si dà la cosa, perché c'è una, insomma, diciamocela tutta qua, siamo tutti qua perché una persona qualche anno fa ha detto: ciao, ho 2 lire da parte, non parla così, ho 2 lire da parte e le investo della mia passione, e questa passione è diventata la passione di tutti. Il nostro presidente Diego Mosta! Ieri c'è stato un momento in cui Radostin ha deciso di farsi un po' di ferie, ha detto mi riposo un attimo anch'io, allora Roby vai tu davanti perché c'è da fare. Il secondo relatore è Roberto Sergiotti. Allora, lo tengono sotto d'occhio adesso le questure. Sì, vabbè, allora. Il pacifico popolo trentino, eccolo qua. Signori, Radostin Stoichev! Allora, siamo pronti, mio caro, perché adesso noi facciamo facciamo questa cosa che per tante settimane abbiamo fatto al Palatrento. Tutto nasce dalla voglia che ho di non fare niente, quindi io lancio il nome e il pubblico fa il resto. Prego, maestro. Il primo a salire sul palcoscenico, scudettato, attenzione, perché è il trentino Matteo! Ormai non è più un libro, è una leggenda! Andrea! Qui voglio mettere alla prova perché non è entrato tante volte, ma gli vogliamo bene naturalmente. Ah, Stefan! C'era il nostro straordinario posto, Ian! Qualunque momento ha sempre ragione lui, Mitar!
nostri ragazzi. Adesso a salire è Pippo! Ve la ricordate la finale di Coppa Italia, vero? Quando a un certo punto è entrato anche Nicolai! Qui merita una menzione speciale perché insomma ci vuole tanto lavoro e tanto sacrificio, e per vedere il campo non è facile con dei campioni straordinari, ma lui c'è sempre stato e ha sempre dato il massimo. È Damiano! Ieri è stata una giornata speciale per tanti di noi, per uno in particolare, perché ha sofferto l'ira dell'inferno, Vieira de Oliveira! Poi mi piace più la Barilla. Allora, no, magari per dire, abbiate pazienza, non ho più voce e non riesco a fare quello che faccio solitamente per Osmani! Allora è riuscito a prendere la cittadinanza trentina. Allora, vedere un uomo di 26 anni che piange non è un bello spettacolo, però benvenuto a Vittoria. Allora, dicevo, ha preso la cittadinanza trentina. L'ha fatto nel modo migliore, sposando una trentina. Emanuele! Grande Bira. Allora, ogni tanto è bello che le favole prendano corpo, è bello che la realtà sia davvero come ce la immaginiamo, che succedano quelle piccole storie che noi tutti possiamo dire io c'ero, e soprattutto c'era lui, Jack! Si parla tanto di mancanza di bandiere nello sport, noi la nostra bandiera ce l'abbiamo, bella, alta, che anche se non c'è vento sventola sempre, perché questa bandiera ha il viso, il corpo e il cuore del nostro capitano Matei! Saltato poco. Parole bambini e sulla puntata.
Adesso dei panni. Allora siamo ospiti naturalmente adesso. Ma quanta voce avete? Siamo ospiti nel salotto della città. Vabbè, dopo. Pronto. Packer! Allora, io ho fatto le tribune, cosa volete voi? Le curve le fa Packer, eh? Comunque dopo ne parliamo, scherzo a parte, velocissimamente, io direi grazie e ancora grazie. Chef Sergnotti, tutta la squadra, posso dire solo una cosa, la grande forza io credo di questa squadra sono due cose, primo che è un gruppo unito, un gruppo compatto, un gruppo credo di amici, questo lo si vede. Ora questa è stata anche una grande vittoria vostra, io sono orgoglioso. E permettetemi comunque anche di salutare e di ringraziare Gabriele, facciamogli un applauso a Gabriele, via. Diamo il benvenuto ad Alberto Packer. No, l'avete già detto al sindaco? No? Pensa che ero lì che dicevo mentre dicevate questo, che bello essere fu sindaco, perché la prima volta che ero venuto qua, la prima festa che avevamo fatto qua, che era più tardi, non dico che si diceva una roba del genere, ma quasi, per dire, adesso però, il sindaco qua lo teniamo in ostaggio fino alla prossima stagione in modo tale che o che le curve, o tutta la nostra squadra, il presidente, insomma tutti quanti davvero. È ennesimo regalo che ci hanno fatto, ennesima soddisfazione, ennesime emozioni, sentimenti sempre più forti. È una squadra che sta segnando una pagina della storia. Il messaggio che viene da loro è: si può fare, si possono ottenere dei risultati davvero importanti applicandosi, facendo magari una virgola in più di quello che si dovrebbe fare, facendo qualcosina in più. Ecco, si può fare. Se questo principio noi lo applicheremo in tutti gli aspetti della nostra vita, sul nostro lavoro, nelle nostre relazioni, nella nostra vita sociale. Il campo